I piedi sono formati da 26 ossa, 33 articolazioni, 114 legamenti e 20 muscoli. In più, hanno diverse forme. Che tipo di piede avete? E quali scarpe dovreste scegliere? Lo scopriremo tra poco. Molte persone credono che le conformazioni del piede sanciscano una sorta di discendenza dai tre popoli da cui prendono il nome. Ma non è così. Attilio Basile, ortopedico e traumatologo presso il San Camillo di Roma, spiega che la categorizzazione è data alla somiglianza con la forma delle vele delle navi utilizzate nell'antichità da Egizi, Greci e Romani. Queste caratteristiche fisiche sono utili per riconoscere le patologie più comuni e i tipi di calzature da evitare. Piede celtico. È forse la forma più bizzarra e rara. Si riconosce per la lunghezza del secondo dito, mentre il terzo e il primo hanno misure simili, così come gli ultimi due. Non ho trovato indicazioni riguardo le calzature da indossare, ma si può presumere che valgano le stesse regole del piede greco, che vedremo più avanti. Piede germanico. Ha l'alluce più lungo, mentre le altre dita sono pressoché uguali in lunghezza. Anche in questo caso le informazioni scarseggiano, ma è lecito pensare che i consigli sui modelli di scarpe siano gli stessi del piede romano, che approfondiremo tra poco. Piede sardo. È citato in poche fonti e si riconosce perché ha il primo e il secondo dito della stessa lunghezza e gli altri tre a scalare. La forma è un po' meno tozza del piede romano, ma le raccomandazioni sono le stesse. Bisogna cercare di evitare le scarpe a punta. Piede romano. È chiamato quadrato o del contadino, perché le prime tre dita sono all'incirca della stessa lunghezza, mentre le altre due sono un po' più piccole. L'effetto è quindi quello di una parte anteriore un po' tozza e larga. Di tale gruppo fa parte Scarlett Johansson. Dal punto di vista pratico, sono necessari degli accorgimenti nella scelta delle calzature. Si dovrebbero evitare quelle troppo strette e costrittive, perché favoriscono l'alluce valgo a chi ne è già predisposto. No anche ai tacchi alti, perché spingono l'avampiede in punta e sono responsabili della callosità sul dorso del primo dito. Ottimi i sandali aperti a pianta larga, a patto che le dita non sporgano. Per le scarpe chiuse vale sempre la regola della pianta comoda e materiali morbidi. Piede greco. È detto anche da modella perché è ritenuto esteticamente bello, in virtù del suo aspetto sottile e affusolato. Ha il secondo dito che supera in lunghezza l'alluce, mentre il resto è a scalare. Uma Thurman ha questa conformazione plantare. A livello ortopedico, i soggetti con questo tipo di piede si possono permettere di indossare molti tipi di calzature, poiché esse sono disegnate proprio per questa forma. Lo stesso discorso vale per i tacchi alti, dove le dita hanno sufficiente spazio per disporsi senza accavallarsi o contrarsi. L'importante è non abusare di questo vantaggio. Piede egizio. È quello più comune in Italia, infatti, secondo alcune fonti, interessa il 69% della popolazione. Si riconosce per le dita di lunghezza scalare, partendo dall'alluce e decrescendo fino al quinto dito. Di questa categoria fa parte Julia Roberts. Sotto il profilo pratico si dovrebbero evitare scarpe con la punta stretta, che costringono l'alluce ad una posizione innaturale. Forse anche per tale motivo sembra che questo sia il tipo di piede più soggetto al problema dell'alluce valgo. Meglio quindi optare per punte comode, anche rotonde, e modelli aderenti sul tallone per non incorrere in sfregamenti. Per quel che riguarda i sandali, la scelta dovrebbe ricadere su quelli che lasciano più libertà di movimento al primo dito. Tra questi anche Pip Toe. La pianta. Oltre alle dita è importante anche la conformazione della pianta e, in particolare, dell'arco. Piede normale. Lascia questo tipo di impronta, con le zone del tallone e dell'avampiede ben collegate. Piede piatto. Ha una superficie di appoggio maggiore rispetto alla norma.
In tal caso, bisognerebbe evitare sia i tacchi alti che le scarpe completamente piatte, preferendo invece modelli in grado di sostenere adeguatamente il piede. No quindi a sandali e simili. È consigliato l'uso di plantari e camminare a piedi nudi su superfici sconnesse, come l'erba o la spiaggia. Persino saltare sul letto fa bene. Piede cavo. È il contrario del piede piatto, infatti presenta un arco plantare alto. Lascia un'impronta dove la parte anteriore e quella posteriore sono collegate da una fascia stretta o talvolta assente. La superficie d'appoggio è quindi ridotta. Possono essere d'aiuto plantari correttivi per le calzature indossate quotidianamente, mentre per l'attività sportiva si può ricorrere a solette che assorbano gli urti e cavigliere per evitare che il piede si pieghi troppo. La scarpa ideale. Gli specialisti raccomandano di non indossare quotidianamente punte strette o tacchi superiori ai 5 cm, perché il peso del corpo viene spostato sull'avampiede, con un aumento del 76% della pressione in questa zona. Ciò può portare ad un dolore cronico della pianta del piede, chiamato metatarsalgia, senza contare i problemi posturali. Si consiglia invece un tacco di circa 3-4 cm per le donne e di 1-2,5 cm per gli uomini. Si dovrebbero prediligere inoltre materiali morbidi e naturali, l'utilizzo di plantari anatomici, modelli stabili e sufficientemente spaziosi per le dita. Si raccomanda infine l'acquisto serale delle scarpe. A fine giornata, infatti, i piedi sono più gonfi. E voi, che tipo di piede avete? Io quello egizio e un po' cavo. Fatemi sapere anche se volete un video sulle personalità associate ai tipi di piede. Saluto Giulio Valente, Giuseppe Call of Duty, Superlau 88 e Martina D'Onofrio. Metterò le altre persone che mi hanno fatto richiesto di saluti nelle prossime pubblicazioni. Se avete apprezzato i contenuti, lasciate un like. Potete dare un'occhiata anche alle altre playlist del canale e seguirmi sui social che trovate in descrizione. Iscrivetevi e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati. Grazie per aver guardato!